Il modo migliore per rigenerare la spina dorsale è di praticare Yoga Namaskar. Apporta ampi benefici a tutto il corpo. Yoga Namaskar è un sistema potente di per sé. Attiva la regione lombare della spina dorsale in maniera straordinaria. Irrobustisce i muscoli lungo la spina dorsale, rinforzandoli, in modo che con l'invecchiamento non si manifesti il collasso della spina dorsale, che causa lo schiacciamento dei nervi. Nel caso in cui ci siano già dei danni, il modo migliore per rigenerare la spina dorsale è di praticare Yoga Namaskar. Apporta ampi benefici a tutto il corpo. Yoga Namaskar è un processo molto semplice e completo di per sé. Per praticare Yoga Namaskar è necessario avere lo stomaco leggero, che significa approssimativamente un'ora e mezza dopo aver consumato un pasto. Se non hai questo requisito, per favore evita questa pratica per ora. Adesso impareremo Yoga Namaskar. È una serie di 7 parti. Lui ci dimostrerà un ciclo completo. Osserva per favore. Mettiti in piedi con i piedi comodamente distanti e paralleli tra di loro. Le braccia e le spalle sono sciolte e rilassate. Occhi aperti, fissa lo sguardo in un punto di fronte a te. Una volta che lo sguardo è fisso, fai Namaskar unendo i palmi delle mani davanti al petto. Questa è la posizione iniziale. Inspirando, porta le mani in alto sopra la testa. Espirando, porta le mani giù, in modo che la base delle mani finisca dietro il collo. Inspirando, porta le mani dritte in alto. Espirando, porta giù le mani di fronte al petto. Questo è il primo passaggio. Fai la stessa cosa altre 2 volte. Seconda parte. Mentre espiri, fai un suono dalla base della gola. Terza parte. Le dita devono sempre rimanere unite puntando verso l'alto, anche quando porti le mani dietro il collo. Mentre porti le mani su, inspira completamente. Mentre porti le mani giù, espira completamente con il suono. Dopo che ripeti questo 3 volte, piegati sulle gambe. Quarta parte. Inspirando, porta le mani su. Espirando, portale giù dietro il collo. Inspirando, portale su. Espirando, riportale giù di fronte al petto. Poi, mentre inspiri, spingi le mani dritto davanti a te con le dita puntate in avanti. Espirando, facendo il suono, portale dietro al petto. Fai questo 3 volte. Quinta parte, inspirando porta le mani in alto. Espirando portale giù dietro il collo. Inspirando porta le mani su. Espirando, portali giù di fronte al petto. Inspirando, stendi le braccia di fronte a te. Espirando, indietro verso il petto. Ancora 1, 6ª parte. Inspira, mani verso l'alto. Espira, giù. Inspira, su. Espira, giù. Inspira, mani dritte in avanti. Espira, mani al petto. Adesso la 7ª parte. Inspirando, spingi le mani in avanti. Porta le ginocchia in terra, piegati in avanti e poggia la fronte in terra. Allunga le braccia di fronte alla tua testa, rilassa i palmi delle mani in terra. Unisci le mani in modo che i pollici e gli indici si tocchino formando un triangolo.
I gomiti devono essere leggermente piegati. Queste balasana rimane così fino a che il respiro si normalizza per un minimo di 2 minuti. Poi alzati lentamente in piedi e ritorna alla posizione iniziale. Questo è un ciclo di Yoga Namaskar. Vediamo alcune modifiche e correzioni. Se trovi difficile piegarti sulle gambe, puoi mettere un supporto di 2 o 3 cm sotto i talloni e poi piegarti sulle gambe, assicurandoti che i piedi siano paralleli tra loro. Alcune persone, mentre portano le mani dietro la testa, puntano le dita all'indietro. Le dita devono puntare dritte verso l'alto. C'è anche una tendenza ad abbassare la testa. La testa deve rimanere dritta. Non muovere le mani troppo velocemente o in modo casuale. Ci dovrebbe essere una leggera tensione nelle braccia mentre fai il movimento.